Nel primo appuntamento stagionale scena al Ferraris, il Genoa trova un avversario agguerrito, il Lecce di Lega Pro vince 3-2 ma soffre, Juric sorprende con Fiamozzi laterale destro, preferisce Pandevan Cham, come annunciato nel tridente c'è Gakpé, non Ocampos, Padalino squalificato in tribuna, la panchina giallorossa affidata a Di Corcia. Primo tempo con poche emozioni, i rossoblù costruiscono ma non finalizzano, ritmi troppo lenti, merito degli ospiti ordinati in difesa. Tutte le emozioni nella ripresa, 3 minuti Pavoletti conquista punizione dal limite, a Marassi si rivede il piede di Veloso, traiettoria precisa, vantaggio, ma la gara non è finita. Il Genoa lo scopre al 60esimo, la difesa dorme, Mancosu costruisce e libera il tiro Vito Francesco, in agguato ribadisce il rete Lepore per il pareggio. I padroni di casa cercano di riprendersi il match ma dimenticano la copertura, c'è fallo sull'Axalt non fischiato e Lecce parte, Caturano in contropiede trova lì davanti il nuovo entrato Torromino 2-1. Anche gol di una pregevole fattura penso, e non sono arrivati così per caso, spaventare una squadra del genere insomma non può farci che vedere il futuro più roseo. Juric gioca la carta Ocampos, il Genoa ritrova la grinta delle ultime settimane, Pandev ritrova la via del gol, Rincon costruisce da centrocampo e serve il Macedone in area che dopo più di un anno si sblocca 2-2, Grifone in avanti fino al vantaggio, corner di Veloso, la testa di Pavoletti per il 3-2 definitivo, la prestazione c'è, manca qualcosa dal mercato. Possiamo sempre fare qualcosa in più, vedremo un pochettino se la società ci accontenta, perché il campionato, vincere dei campionati che sia Serie A o sia di Serie D è sempre difficile, quindi dobbiamo cercare di farci trovare pronti.